Oggi è il 17 aprile del 2020. Abbiamo dedicato questa video intervista al dottor Diego Fabbri di Vicenza. È un collega veterinario, boiadra, abbastanza noto, diciamo, nel settore, che esercita appunto la sua attività nella provincia di Vicenza e nella provincia di Padova, in un areale, diciamo, di quella provincia lì. E, oltre ad essere un veterinario, quindi che si occupa essenzialmente di bovine da latte, il dottor Fabris è anche un amministratore, in quanto è il vice sindaco del comune di Novi, nella provincia di Vicenza. E, abbiamo scelto, come abbiamo detto nelle altre interviste, quello di chiedere ai colleghi appunto veterinari attivi sul territorio, in questo caso anche con un incarico amministrativo, di raccontarci un po' quella che è la situazione, perché in questo momento spesso arrivano dalle aree, diciamo, che hanno maggiormente sofferto dell'infezione da coronavirus, delle informazioni sicuramente importanti, ma sentire da chi vive personalmente il rapporto in agricoltura con gli allevatori e quindi ne condivide anche le difficoltà è, secondo almeno Ruminanzia, sempre molto importante. Per cui, dottor Fabris, anzi Diego, mi permetto di darti del tu, come ci diamo da molti anni, ti ringraziamo appunto del tuo tempo, del tempo che ci stai dedicando. Niente, la prima domanda, com'è la situazione? Cioè, come sta andando questa infezione, questa pandemia di coronavirus in questa provincia di Vicenza e come la vivono gli allevatori maggiormente? Beh, innanzitutto ti ringrazio Alessandro dell'invito, delle belle parole, troppe anche spese nei miei confronti. La situazione qui rispetto ad altre aree, diciamo, molto molto più tranquilla. Cioè, ho sentito colleghi in questi giorni dell'area del Parmense, piuttosto che di altre aree in cui questo Covid ha veramente battuto alla grande, lì mi dicevano che sì, la situazione è molto critica. Qui, tutto sommato, rispetto ai valori e ai dati che si leggono appunto in altre regioni, insomma, la situazione è un po' più leggera, ecco, diciamo così. Nello specifico, un paese come il mio, 5.000 abitanti, abbiamo solo 5 casi positivi. Uno solo ospitalizzato, altri quattro hanno trascorso, stanno trascorrendo la parte di quarantena in casa, per cui insomma tutto sommato è una situazione abbastanza leggera, ecco, diciamo Okay. così. Dal Bene. punto di vista degli allevatori col Covid non ne ho, per cui insomma da quel punto di vista Siamo lì sta contenti. abbastanza tranquillo. Sì, sono contenti. E loro stanno vivendo anche loro questa fase un po' così, in maniera, come forse la viviamo tutti, un misto fra, come dire, un po' di inquietudine, un po' di, che poi è legata molto, molto spesso al fatto di non avere un orizzonte chiaro davanti, però insomma vedo che continuano, si danno da fare. Sì, l'agroalimentare, insomma, bene o male sta tenendo. Ma ascolta. Sai, l'agroalimentare, come in tutti i casi in cui ci sono queste cose, tipo la guerra o questa che è come una guerra, il settore primario ha il suo momento di gloria, diciamo così, viene portato alla luce perché poi è un settore primario a tutti gli effetti. Senza il Certo, cibo, eh sì. Quello tu non vai avanti, per non può cui mancare. Però, quello non può Diego, mancare. ci arrivano delle informazioni, diciamo, da altre regioni, in cui ci sono delle difficoltà da parte dell'industria lattiero-casearia di ritirare tutto il latte nelle aziende, addirittura in alcuni casi, diciamo, di riduzione del prezzo del latte alla stalla. Lì a Vicenza com'è questa situazione? Allora, onor del vero, all'inizio dell'epidemia, questo tipo di notizia era circolata anche da queste zone. Chi parlava caldeggiava una riduzione della produzione del 25%, comunque allinearsi verso questo,
questo tipo di soluzione. È una cosa che si è spenta abbastanza in fretta, adesso non ne sento più parlare, vedo che gli allevatori hanno mantenuto i loro livelli produttivi, non si sono preoccupati di questa cosa e proseguono la loro attività in maniera abbastanza tranquilla. Insomma. Beh, una buona però sì, a onor del vero, all'inizio era uscita anche qui questa anche delle quasi delle minacce nel non ritiro del latte, che poi cose che non sono avvenute chiaramente, anzi, il latte è sempre stato ritirato, trasformato. Questa è una bella notizia perché insomma Vicenza è un'area di produzione del latte piuttosto importante sia nella pianura, no, che nell'area di montagna. Sì, Vicenza ha questa duplice a questa duplice valenza, perché sì, ha la parte di pianura, quella diciamo più tra virgolette industrializzata, virgolettato tre volte, poi insomma c'è una zootecnia, un allevamento come è da tante altre parti. Poi abbiamo anche la parte collinare montana, tutto l'altipiano ad esempio di Asiago, in realtà chiaramente diversa dalla pianura, che però ha la sua importanza, notevolissima importanza nel computo totale dell'economia della provincia. Insomma. Certo. E tu come sei riuscito a gestire l'esercizio della tua professione, con tutti anche le limitazioni? Allora, sì, con le limitazioni. Chiaramente ci siamo fatti con i colleghi qui della zona, subito appena uscita, le prime circolari, le prime ordinanze, poi ci siamo sentiti, abbiamo cercato di come dire, trovare una modalità il più possibile univoca. Poi sai che la classe veterinaria non brilla certo per soluzioni univoche, ma insomma, c'è, dai, ma comunque. E tutto sommato, sì, si sono chiaramente lasciate perdere certe cose che si potevano benissimo, si possono benissimo demandare in un futuro. Chiaro che nella gestione di un allevamento di vacche da latte ci fa fatica a decidere ciò che è strettamente necessario da ciò che non lo è. Certo. Faccio un esempio classico. La fecondazione è necessaria. Certo. Se la vedi così, no. La puoi fare tra 20 giorni, la puoi fare tra 40, cosa cambia? Se tu quell'atto lì lo vedi nell'economia dell'azienda, è un atto necessario, perché se non lo fai non hai la successiva gravidanza, non hai la successiva lattazione e vai incontro sicuramente a una perdita. Per cui è un po' fatica, insomma. Diciamo, gli allevatori in questo ci hanno aiutato, cioè chiamate per cose non strettamente necessarie non le hanno più fatte, per cui insomma io ho gestito nelle aziende in cui ho una presenza costante, regolare nei giorni della settimana, io ho continuato a fare la mia attività, nelle altre insomma si va per chiamata, per l'urgenza, chiaramente quella si deve fare, poi l'assistenza al parto, poi l'intervento chirurgico, quello insomma non si può demandare, quello si fa. Certo, certo. All'interno dell'azienda si mantengono si mettono in atto le disposizioni, quelle che sono indicate, la distanza, ma quella in città girava una vignetta pochi giorni fa in cui fra cassa veterinaria la distanza il distaccamento sociale è dato dalla lunghezza della vacca oppure dalla lunghezza di due vitelli messi uno, una bella misura, è una bella misura, per cui insomma noi abbiamo una misura diciamo di sicurezza, ecco. Sì, oltre il metro sicuramente. Sì, sicuramente. E utilizzo la mascherina, d'accordo, e poi eviti i contatti diretti, ma insomma con il personale, perché poi i proprietari cosa vuoi, si li vedi, ma piccato un contatto telefonico con il personale di stalla, ma vedo che sono anche tutti attenti, anche quelli che non sono, sì, che hanno una nazionalità diversa dalla nostra, no? Qui da noi ci sono molti ghanesi, africani, no? Sono molto attenti, utilizzano mascherine, guanti, no, da quel punto di vista lì. Poi è un ambiente che insomma, sì,
detta da epidemiologi veterinari, insomma, si presta, sì, non è un ambiente chiuso, per cui adesso le stalle sono tutte aperte, non ha le caratteristiche, ad esempio, che ne so, di una stanza chiusa con 20 persone dentro, insomma. Certo, certo. Forse anche certo. Quello lì. Ecco. Bene, bene. Quindi, insomma, un quadro gestito, ecco, questa è la meno... Sì, sì, io direi, ti ripeto, anche sentendo colleghi e altre realtà, vorrei dire, sì, una situazione nel complesso e in quel che è la generalità della cosa, anche bella, cioè vuol dire anche positiva. Insomma. Sì, sì, è positiva. Sì, sì. Abbiamo sentito colleghi appunto di Cremona e di Cuneo, insomma la situazione soprattutto a Cremona, come apprendiamo anche dai media, piuttosto complicata. È molto difficile da gestire, però insomma. Bene, Diego Fabris, caro collega, io ti ringrazio di questa tua disponibilità. Ci permetteremo di disturbarti ancora se ci saranno dei cambiamenti nella posizione di questa pandemia, ma non credo, perché insomma sembrerebbe che lentamente arriveremo a una soluzione, quindi un allentamento anche di queste misure di protezione. L'importante è che gli allevatori sono tranquilli e che vedono in un futuro non così negativo. Ecco. Ma ne parlavo con te, non so se posso fare una piccola digressione, ma ne parlavo con te l'altro giorno al telefono quando ci siamo sentiti. Io credo, adesso magari sono anche un po' troppo ottimista, però non lo so, ho visto che anche tu poi alla fine eri concordavi. Sì. Sì, magari passata questa prima fase iniziale, che sicuramente ha sconvolto e sta sconvolgendo poi la dinamica, io credo che ci possa essere anche una fase positiva per la zootecnia italiana. Certo non lo so quando sarà, o se a breve, a medio o a lungo termine, però io credo che, memore proprio del fatto che l'agricoltura è un settore primario e del settore primario non possiamo farne a meno, certo. Credo che ci possa essere anche lo spazio per un periodo di qualche soddisfazione, ecco, diciamo così, per gli allevatori in primis, insomma, che ne hanno sempre bisogno, perché loro vivono perennemente. E noi con loro. Esatto, e noi subito a ruota. Con loro. Grazie, dottor Fabris. Allora, buon lavoro. Diego va bene. Diego va bene, Alessandro. Grazie a voi, e quando volete io sono qua per quel che posso e per quel che grazie. Posso darvi. Ti disturberemo ancora. Ok. Ciao, saluto tutta la veterinaria buiatrica italiana. Grazie. Ciao, forza ragazzi.